Benvenuti da Piero Gipardo e Elena Dani, pronti per questa finale di Coppa Italia. Due squadre a caccia di un trofeo che arricchirebbe la bacheca e darebbe una grande gioia ai tifosi. In campo le formazioni di Milan e Inter. La prima cosa che vorrei fare sono i complimenti a entrambe le squadre per essere riuscite ad arrivare fin qui oggi, perché hanno dimostrato, ma davvero sin dall'inizio, di voler puntare forte sulla Coppa Italia. E così è stato. Vedremo chi ne avrà di più oggi per fare l'ultimo decisivo scatto e andarsi a prendere il trofeo. Si aspettano sempre magie da Zlatan Ibrahimovic ogni volta che scende in campo. Vedremo Lele se anche oggi sarà all'altezza. Il gol è il suo mestiere, Pier. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla transita dalle sue parti, negli ultimi 16 metri, diventa immarcabile spesso. Milan a caccia dell'ennesimo trofeo della sua grande storia. La Coppa Italia sarebbe un passo importante per il morale, in attesa che la squadra torni protagonista anche in campionato e in Europa. I tifosi rossoneri hanno fame e questa Coppa li riempirebbe, almeno per un po'. Ecco l'11 di partenza del Milan. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro. In porta c'è Handanovic, in difesa De Vrij con Skriniar. Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Lautaro Martinez. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. C'è spazio per andare. Si allunga Handanovic e la toglie dalla porta. La mette in mezzo, non deve perdere palla. Occhio al tiro, non la tiene Handanovic. Attenzione, parata facile questa. Da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione, sembrava già battuto. Brozovic, intervento falloso, gara subito calda. Sventa qui la minaccia. Brahim Diaz. Ibrahimovic. Palla buona per Zlatan. Che tuffo del portiere. Palla in area di rigore. Nulla di fatto qui. Rebic. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Çalhanoğlu. Brozovic. Non bene qui il possesso palla. Si fa vedere Ibra. Possono passare in vantaggio. Il gol del Milan, 1-0 in questa finale di Coppa Italia. E hanno avuto il merito di sbloccarla. Vedremo se saranno altrettanto bravi a chiudere i giochi. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta. Non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Inter Milan è un derby pazzesco, fondamentale spesso per gli equilibri del campionato. Grandi sfide che hanno deciso spesso la lotta per le posizioni di vertice. Il derby della Madonnina è stato protagonista anche nella UEFA Champions League in due occasioni. La semifinale del 2003, ed ero presente, e i quarti di 2 anni dopo. In entrambi i casi a passare il turno furono i rossoneri.
cerca la soluzione personale. Attenzione, Andanovic non la tiene. E c'è il gol. Tocco vincente, tap in. Dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclusione. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione sul secondo palo che ha creato i presupposti per il gol. Perché è un tocco facile da pochi passi sulla respinta dell'estremo difensore. Che è stato bravo, a opporsi alla prima battuta, però poi incolpevole sul secondo tentativo. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui il fallo c'è tutto. Mette il pallone in mezzo. Spazzano senza problemi. C'è spazio per il contropiede. Recuperano bene il pallone. Attenzione a Perisic. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ibra. Recuperano palla. Perisic. Çalhanoğlu. Preferiscono ragionare. Occhio alla botta. Sicuro qui il portiere. Calcio d'angolo per l'Inter. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato. Portiere però sicuro. La gioca vicino. Palla che giunge innocua dalle parti del portiere. Deve rinviarla, il portiere deve andare in sicurezza. Buona lettura da parte di Barella. Dzeko, buono il dribbling. Può metterla al centro. Palla in out, calcio d'angolo per loro. Palla toccata corta. Cerca il traversone. Intervento così così, occhio. C'è spazio per la ripartenza. Cerca il corridoio. Si lancia sul pallone. Ha calciato forte, spedendo fuori da una buona posizione. Poteva girare il portiere, batterlo con un tocco morbido. Secondo me ha chiuso gli occhi, ha provato la botta sperando che entrasse. Çalhanoğlu. Lautaro. Perde palla. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Palla buona per Zlatan. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Aumenta l'intensità del pressing. Intervento deciso, concede solo la touche. Barella ha recuperato il pallone senza fallo. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Calcio di rigore, l'arbitro non ha avuto esitazioni, ha giudicato volontario il tocco in area.
Parte Ibra. E c'è il gol! Con sicurezza ha battuto il portiere. Rivediamo le immagini relative al gol. Rigore calciato in maniera perfetta, non c'è che dire. La palla va nell'angolino, sono i più difficili da parare per i portieri. È una partita a senso unico, davvero. Si accentra, attenzione. Parata eccezionale questa. Occhio al tiro dalla bandierina. Finisce qui l'azione d'attacco. La tiene senza problemi il portiere. E ci vuole ben altro per segnarli. Lautaro perde il controllo della sfera. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Ibra prova. Conclusione fuori, non di molto. Barella. Occhio a Dzeko. Dumfries. Edin Dzeko. Squadre che rientrano agli spogliatoi al termine della prima metà di questa finale di Coppa Italia. Una gara che fin qui ha visto una formazione saldamente al comando. Potrebbe essere una tattica, Pier. A parte gli scherzi, hanno fatto una fatica enorme nei primi 45 minuti e lo svantaggio poteva essere ancora più ampio. Mi aspetto almeno una bozza di reazione nel secondo tempo. Non possono consegnarsi così agli avversari. Si torna in campo con l'Inter chiamata a recuperare lo svantaggio maturato nella prima parte di gara. Lautaro Martinez. Occhio a Dzeko. Çalhanoğlu. Occhio a Dzeko. Possesso palla interrotto. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Male qui il difensore. Nessun problema su questo tiro per il portiere. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Perisic. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Dzeko. Occhio al tiro. Che tuffo del portiere. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. C'è il tocco corto. Cerca il secondo palo. Pallone controllato facilmente dal portiere. Ultimo tocco dell'avversario, sarà rimessa laterale per l'Inter. Barella.
Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Skriniar, possesso palla, norma del vantaggio, ancora Inter. Lautaro Martinez cerca la porta, c'è la respinta qui. Lautaro Martinez ha provato la botta ma ha esagerato con la potenza. Poteva mettere in difficoltà il portiere qui, purtroppo non ha inquadrato lo specchio. Arriva il momento del cambio. Avanza, palla al piede. Occhio a Dzeko. Miracolo del portiere. Pesca dalla panchina l'allenatore dell'Inter per questo cambio. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Occhio al cross di Brozovic. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Entra bene in scivolata, senza fallo. Edin Dzeko. Attenzione a Perisic. Servito Vidal. Perisic. Grande risposta da parte del portiere. Ci sarà ancora calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. La allontana. Lautaro, Edin Dzeko, Arturo Vidal, può andare in porta, decisivo qui il portiere, nell'uno contro uno ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol, questo è uno di quelle, segna 1-0 per il portiere. Cross verso il centro dell'area, interviene allontana. Conquistano una buona punizione da posizione interessante. Come non si calcia una punizione. Ha optato per la conclusione ma ha sbagliato completamente l'impatto col pallone. Guadagna metri. Skriniar. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Palla che torna in possesso. Capisce tutto De Vrij. Ecco il tiro. Dice di no con una super parata.
Occhio al cross in mezzo. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfitta. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Barella. 600 secondi da giocare ancora. Prova a venire avanti. Allontana qui il pallone. C'è spazio per la ripartenza. Rafael Leão. Palla che si aspetta abbondantemente sul fondo. Era difficile battere il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era, gli è mancata completamente la mira. Perisic. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Bastoni. Barella. Occhio a Dzeko. Sbagliato il possesso dell'Inter. Qui non c'è norma del vantaggio, dunque fischio dell'arbitro. Sostituzione per il Milan. Esce dal campo con il numero 17 Rafael Leão. Entra in campo con il numero 5 Fode Badoturé. Lautaro Martinez. Occhio a Lautaro da lì. Miracolo qui di Maignan. Si riprenderà con la rimessa laterale. Occhio a Dzeko. Palla vagante adesso. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Pallone spazzato via. Va in verticale, non male l'idea. Occasione per Giroud. Il portiere dice di no. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pierre, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Inizia la cerimonia di premiazione, i giocatori sfilano al centro del campo prima di salire sul palco. Potranno festeggiare una coppa che hanno sognato a lungo, avevano desiderato questo momento, adesso è arrivato, adesso eccoli qui. Sono stati bravi a crederci sempre, Pierre, durante tutta la stagione, anche nelle partite più difficili. Non hanno mai mollato, sono sempre stati concentrati, hanno stretto i denti e i loro sforzi sono stati ripagati. Capitano che può finalmente alzare al cielo il trofeo, perché i campioni sono loro. Preparatevi perché questa sarà una lunga notte, una notte lunga per chi era in campo, una lunga notte per i tifosi, per i dirigenti, per tutti gli appassionati. Vi aspetto una grande festa, di quelle che non ti dimenticherai mai. Giocatori che possono godersi i festeggiamenti con i propri tifosi, avevano questo obiettivo, questa coppa nella testa fin dalla prima partita e sono riusciti, Lele, a portarla a casa.
Stadio in festa, il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per questa vittoria, Pier. E tutta la tensione del prepartita è stata spazzata via dal fischio d'inizio e poi la cavalcata fino alla Coppa. È il momento più bello, quello in cui ci sono le lacrime di gioia, i sorrisi, la festa. Quando dedichi anima e corpo e poi raggiungi un risultato, beh, questo è un momento incredibile. E la festa è tutta loro con questo trofeo.